Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete è ufficiale, non è un pesce d'aprile perché la notizia è del primo di aprile. Bless Matuidi ha rinnovato di un altro anno fino al 2021, quindi con la Juventus. O meglio dire, non ha rinnovato, bensì alla Juventus ha scelto di prolungare, di attuare, attivare quell'opzione di che è la clausola che è inserita nel contratto con Matuidi di prolungamento di un altro anno. Quindi la scadenza naturale 2020, c'era questa opzione che è stata esercitata e si porta al contratto 2021. Sicuramente questa notizia alcuni piacerà, a me personalmente piace, perché penso che Matuidi possa ancora dare molto dal punto di vista fisico e si è fatto vedere questa cosa qua. Come chiaramente riserva, perché tutti auspichiamo che ci sia un miglioramento complessivamente tecnico nel centrocampo, ma non è questo il punto del discorso. Quindi sono felice di Matuidi, chiaramente sapendo che è un giocatore di 33 anni, che andrà poi per i 34, quindi con le dovute precauzioni del caso, insomma, l'età è sicuramente quasi avanzata. Detto questo, però, dietro questo rinnovo di Matuidi, che sicuramente per molti sarà, insomma, non molto, molto felice come cosa, ci sono tante, tante cose da dire. Nel senso che, comunque, quello di Matuidi non va visto solo come un rinnovo dal punto di vista tecnico. Sappiamo che Sarri ha grande, grande simpatia, l'ha fatto vedere, comunque, conta molto su Matuidi come bilancia di questo centrocampo che si spera possa diventare un centrocampo portato in avanti, che crea gioco in modo veramente attuato all'attacco e così via. Quindi una controbilancia serve appunto a Matuidi, sarebbe questa cosa qua. A prescindere da questo, però, c'è una motivazione prettamente economica e effettivamente quello che stiamo vivendo è sicuramente un'ulteriore spinta per questa cosa qua. Mi spiego bene perché effettivamente la clausola inserita nel contratto probabilmente sarebbe stata esercitata comunque, a prescindere dal coronavirus o meno. Però a maggior ragione non viene fatta in questo momento, perché ci sono diverse motivazioni. La prima è che prolungando non lo vai a perdere a zero. Quindi cosa vuol dire? C'è quella percentuale minima che si possa comunque monetizzare. Minima, perché chiaramente insomma, l'età è quella che è, non è che tutti possono spendere soldi per Matuidi, ma ricordiamoci che il fatto di essere un campione del mondo, al di là di quello che spesso i juventini dicono che sembra una pipa astronomica, in realtà non è così, e appunto per questo sicuramente godi di un appeal importante. Quindi una minima parte per fare una minima consulenza c'è ancora. La seconda motivazione invece è semplicemente quella di calare i costi, perché portare avanti il valore residuo di Matuidi per un altro anno andrebbe a diluire chiaramente il costo, il carico a conto economico appunto della Juventus, che è molto importante in questo momento in cui stiamo vedendo di questa decurtazione degli stipendi. A maggior ragione se lo stipendio di Matuidi è lo stesso, perché chiaramente non viene fatta una ritrattazione dello stipendio di Matuidi, che resta lo stesso del contratto attuale, e quindi semplicemente viene spalmato piuttosto il valore residuo appunto a conto economico, quindi ciò che rimane da ammortizzare del suo cartellino, tra virgolette, che poi passate un po' il termine un po' così, diciamo non molto esatto. Quindi sicuramente questa cosa qua ha tante motivazioni e deve essere vista come una cosa positiva. Ricordiamoci che spesso i rinnovi non sono rinnovi perché alla fine sul giocatore si punta veramente dal punto di vista tecnico, quindi viene fatto giocare, quando piuttosto il 70% delle motivazioni dietro i rinnovi sono puramente legati a condizioni economiche, che possono essere un alleggerire il carico a conto economico, piuttosto di avere più potere contrattuale nei confronti di chi vorrebbe acquistare. Quindi non lo perdi a zero sicuramente, sgancia pecunia, quindi paga anche un 10 milioni, un 8 milioni, adesso non so, chiaramente non mi ricordo il numero esatto del valore residuo e quindi con il ricalcolo anche dovuto alla adibizione appunto in un altro anno. Però sicuramente così facendo hai un potere contrattuale molto molto più elevato, più pesante, più solido. Quindi facciamo sempre molta attenzione a queste cose qua, non sfociamo spesso si sfocia a, come dire, la Juventus non sa che fare, punta ancora su Matuidi, moriremo tutti. No, non è così, semplicemente ci sono tante motivazioni, c'è quella tecnica che credo che sia minoritaria, perché comunque Matuidi potrebbe rimanere anche come vice di qualcuno in quella posizione, ma soprattutto c'è una motivazione importantissima che secondo me è prioritaria, che è quella della motivazione legata al discorso prettamente economico, quindi quello che vi ho spiegato prima. Vedremo un po' come andrà a finire la storia di Matuidi. Adesso, in questo periodo, credo che sia molto importante, essenziale da parte di Juventus, definire alcune posizioni contrattuali per cercare di ridurre il carico a conto economico, quindi abbassare i costi, quindi spalmando cartellini che sono stati, insomma, abbastanza importanti nel tempo, e abbassando gli ingaggi nei giocatori più vecchi, dando ingaggi più importanti ai giocatori più nuovi, più giovani, in modo da quei giocatori creare un potere contrattuale nei confronti di quei giocatori verso altre squadre molto più alto. E quindi sicuramente questo periodo sarà importantissimo per far leva su queste posizioni in scadenza di contratto, quasi in scadenza, quindi fra un anno e mezzo,
e così via. È una situazione molto delicata e sono sicuro che Juventus ne verrà fuori benissimo, ma adesso deve limitare una cosa e deve, sta attuando una cosa. Lì dove è difficile attuare un discorso prettamente legato all'aumento dei ricavi, perché non si può fare affidamento solo alle plusvalenze, perché vorrebbe dire vendere tanti giocatori, e alcuni giocatori non hanno molto margine di plusvalenza. Si deve fare quindi attenzione maggiore non sul discorso ricavi, ma sul discorso costi. Quindi abbassare i costi per creare un margine utile a non far perdite ulteriori. Appunto perché, come ho detto prima, i ricavi difficilmente sono perseguibili in questo momento e maturabili appunto di qui al 30 giugno, anche perché i pochi ricavi che uno spera, che non sono quelli delle competizioni, non sono quelli degli stadi e sarebbero quelli del merchandising, in un mercato attuale come adesso è impossibile chiedere ai tifosi di spendere per le magliette della Juve. Quindi probabilmente in questi mesi ci sarà anche un calo da questo punto di vista, però i motivi che sapete che condividiamo purtroppo tutti quanti. Niente ragazzi, ditemi qui sotto cosa ne pensate, come sempre forza Juve e alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.